Eccole qua le nostre bollette. Non possiamo pagarle. E quindi non possiamo pagare. Che devono fare? Poi ci dica il governo che cosa dobbiamo fare. Ecco qua, pagare le bollette o mangiare? Noi abbiamo scelto di mangiare e mandare i nostri figli a scuola. C'ho una bolletta del gas di 300 euro e i riscaldamenti non li accendo. C'ho soltanto il fornello per buttare la pasta dentro e lo scaldabagno quando viene, perché a stagione la doccia me la faccio freddo per non consumare il gas. 300 euro, anche quello dell'acqua, ha già avuto riuscendo a sparare l'acqua, non di vino, di acqua. Ecco, noi stamattina siamo qua per cercare di stimolare chi per esso a trovare una soluzione. Io sono un pensionato e la mia pensione non può sopportare questi aumenti, perché poi non si tratta solo della bolletta, si tratta di tutto. Ci sono pensionati che vivono con 600 euro al mese, 500 euro al mese. Se la gente prende 600 euro di pensione al mese o prende 700 euro di stipendio al mese per i lavori precari che ci sono, o ne prende anche 1200 ma deve pagare di tutto di più, ma io, il problema non è rateizzare, il problema è venire incontro alle persone, mettere i soldi perché qualcuno paghi al posto di queste persone o ritornare a una condizione di normalità.